torna a vincere, torna dunque a sorridere lo Sporting Bellinzago, che piega in rimonta 2-1 un ottimo Val d'Aosta. Nel primo tempo, dopo 13 minuti, il sinistro di Rebecchi, corno non perfetto, però se la cava al 19esimo, la rovesciata di Orlando termina alta di circa mezzo metro. Al 27esimo gli ospiti si portano in vantaggio. Balbi se ne va in fascia sulla destra, cross in mezzo, sulla palla vacante più lesto di tutti è Janté, che fulmina l'incolpevole Girardi. Al 28esimo protesta Massaro per un presunto fallo di mano di un difensore ospite. Al 31esimo contropiede del Val d'Aosta, clamorosa traversa di Orlando, uno dei migliori dei suoi. Al 37esimo 1-2 tra Mazzini e Crea, quest'ultimo però non calcia in maniera ottimale, facile la parata di corno. Nella ripresa è un altro Sporting Bellinzago. Al sesto Crea per Massaro, il suo tiro viene contratto. Al nono Del Duca interviene in scivolata in maniera scomposta su Massaro, per il segno lungo di Paola è calcio di rigore che lo stesso numero 9 va a battere. Sulla sua conclusione però corno è attento e salva il risultato. Al 12esimo il contropiede di Grenier, bravissimo Girardi a disinnescare la conclusione del neoentrato del Val d'Aosta. Al 19esimo errore della coppia centrale del Val d'Aosta, Massaro è lesto e da vecchia volpe si inserisce tra i due centrali e fulmina l'incolpevole corno. Al 32esimo Rossi viene murato Rossi viene murato quando stava già pregustando la gioia del gol su assist di Mazzini. Al 35esimo Eurogol di Massaro su assist di Rossi, destro di prima intenzione a giro sul secondo palo e gol dai tre punti.